In occasione della presentazione del libro Il viandante di Silvestro Migliorini, il critico d'arte, professoressa Maria Grazia Lenisa, ha scritto quanto segue. La poesia di Silvestro Migliorini, nella sua fucina di scultore, grezza e meravigliosa, ove avvengono misteriose alchimie, può essere paragonata allo scintillare delle faville che riaccendono le visioni di vita per nuovi impulsi esistenziali e nuovi roghi. Anche se per lui le parole scritte sono il resto della vita, di quella vita che egli ha consumato, attraverso di esse ricrea nuove ipotesi e vi dà vita concreta nell'accendersi di azioni sempre clamorose. La parola è ancora calda di gioie, ancora capace di inseguire nuovi aneliti, divenendo la rabdomante della vita, incarnandosi in un'osmosi continua di esperienza, gesto, segno, scrittura del mondo. L'uomo può essere accostato a Blaise Cendrars, poeta totale della vita, il quale riteneva che scrivere è come bruciare vivi e rinascere dalle proprie ceneri. E per il poeta umbro la prima poesia madre è la vita, e ne ricerca la fonte come appare da disegno a pagina 86, a cui corrisponde il testo galleggiando nel ventre di mia madre, nel grembo femminile, porta della creatura umana. Dal brellio dell'esperienza e dalla sua consunzione rinasce di continuo la parola, così la scrittura, come resto del vissuto, alimenta altra vita, altro cosmo, fino a creare quella totalità armonica che assomma i contrari, rilevandone la necessità. Anche il nome di Dio occupa nell'arte globale e interdisciplinare di Migliorini un posto di grande rilievo in ragione di una curiosità insaziabile che fa di un gustatore della vita quasi un mistico attraverso sensi esasperati e ampliati nella loro facoltà fino alla visione aliena. Il poeta è innamorato di tutto, invasato dallo spirito d'avventura che lo fa appunto viandante, nel senso deambulatorio e spirituale, in una sorta di dinamismo energico che è ragione della sua arte. La parola comune sulla bocca degli altri si carica così di energia, esorbita dalla funzione, scotta. Letterariamente c'è il rischio, quello che non c'è ai letterati di professione, che chiudono il senso nella forma, la quale diviene camicia di forza. Qui si avverte da parte del poeta un uscire dalla sua stessa pelle, tanto che la morte è avventura da vivere attraverso il corpo, come l'amore. In sostanza, primum vivere. E da qui partono i suoi interessi globali per la materia e per lo stesso linguaggio che tenta di plasmare, sempre eccedente dal significato, carico di energia spirituale e cosmica. Certo, è poesia d'istinto, come lo era per Cendrars, con il quale resiste il paragone anche per quella inesausta curiosità che porta Migliorini a tentare l'esplorazione delle scienze occulte, a sentire la seduzione della magia. La cosa straordinaria è che ci troviamo dinanzi a un libro che cerca la forma. È una bestia il suo libro, non facilmente addomesticabile, in quanto non appartiene a nessuno zoo letterario, non riconosce echi di poetiche se non l'esperienza, l'amore vissuto come espressione gestuale e scritturale di carità, ma senza l'angustia di nessuna ortodossia. L'artista è totale, fuori schema. È il meraviglioso esempio di nessuno, al quale fa l'elogio Erasmo da Rotterdam perché rispecchia tutti i sentimenti umani, la follia, la ragione, il caos, l'energia, l'esperienza, l'amore, l'odio. Silvestro Migliorini forza i cuori che gli appaiono, a volte come cassaforti, onde diviene ladro d'amore. Il viandante è corredato da aguzzi disegni, a volte romantici, ma con una punta di ironia che attesta il rimpianto per la gentilezza, ma
Ma ecco che ritorna al nudo, alla sua forma primigenia, quella dei lottatori, mai impacciati dagli abiti, e quella della vita energica, elementare. Migliorini si incontra per strada e si parla con lui senza averlo prima conosciuto. Magari gira con un sacchetto povero da frate e dentro nasconde una sua scultura. La tiene stretta al petto, come il povero un pezzo di pane. Ogni creatura, sappiamo, per Dio è unica, ma egli ha ottenuto da Dio il permesso di amare, senza confini e senza remore, secondo un suo eretico Vangelo, che lo fa correre dove si soffre, per dare speranza, perché più si ama e più ci si avvicina quell'artista creatore che è Dio, col quale Migliorini, plasmando la materia, fa i conti.